Guido Monaco, o Guido d'Arezzo, è l'ideatore della notazione musicale moderna. Il luogo di nascita del Monaco musicante è ancora incerto e controverso. Tralasciando le più fantasiose e meno plausibili ipotesi, tre sono i luoghi che si contendono questo onore e lapidi ben in vista su edifici storici. Lo rivendicano Talla e Arezzo, che non contraddicono l'appellativo aretino, mentre la terza ipotesi ha prodotto la variante di Guido Pomposiano, avvicinando la sua nascita all'abbazia di Pomposa, nel Ferrarese. In alcune lettere Guido indica questo monastero come luogo della sua nascita spirituale, l'abate come padre e i monaci come fratelli. La città di Arezzo sarà poi il luogo in cui il vescovo Teodaldo lo accolse e gli fornì i mezzi e le opportunità per far sbocciare i frutti del suo ingegno. Nel fiorente polo culturale episcopale del Pionta, Guido Monaco teorizzò e mise in pratica le innovazioni in campo musicale che lo hanno reso celebre, a partire dal suo rivoluzionario ed efficace metodo di scrittura della musica, basato su un tetragramma e sulle sei note musicali da lui stesso nominate, utilizzando le sillabe iniziali dei primi sei emistichi dell'inno a San Giovanni. Utque ant laxis, resonare fibris, mira gestorum famoli tuorum, solve polluti labire atum, sancte Ioannes. Nell'ipotesi di Talla come luogo natale di Guido Monaco, il monastero di Santa Trinita in Alpe probabilmente lo accolse ancora ragazzo, prima di completare la formazione spirituale e culturale a Pomposa. L'Alpestribus, che compare in un documento in cui Guido si riferisce ai suoi luoghi d'infanzia, sembrerebbe un'allusione esplicita al monastero di Santa Trinita presso Talla, da sempre detto in Alpibus, ma è necessario segnalare che una variante del documento riporta Palustribus, che forse ci riavvicina a Pomposa. L'ipotesi tallese è però sostenuta da una consolidata tradizione che il comune ha voluto scolpire nel 1905 sulla facciata della chiesetta della Castellaccia, presso la presunta casa natale. Un'antichissima tradizione, avvalorata da reputati storici, sempre ci disse che in questa vecchia talla ebbe i natali l'immortale monaco Guido, trovatore delle sublimi note musicali. La cultura della memoria legata alla figura di Guido Monaco, indipendentemente dal luogo natale, ha svolto e svolge un ruolo centrale per l'identità del paese di Talla e rappresenta uno stimolo culturale e un'eredità sempre viva da coltivare per il futuro.